Ancora pochi giorni e da giovedì 13 anche a Napoli si tornerà ufficialmente sui banchi e tra progetti già avviati ed iniziative in programma per il nuovo anno, l'assessore comunale all'istruzione Anna Maria Palmieri ha incontrato i dirigenti delle scuole elementari e medie della città. L'occasione è servita a promuovere momenti di dibattito e confronto con i rappresentanti di istituto e a fare il punto sulle attività svolte e quelle ancora da realizzare. L'anno scolastico per noi è già partito, noi abbiamo cominciato stamattina, quindi abbiamo anticipato anche quelle che potevano essere alcune soluzioni, ma siamo certi di poter lavorare insieme. Bisogna dire che essere accolti ed ascoltati per noi che viviamo un po' nelle realtà sul territorio è sempre un fatto positivo. Sicuramente c'è bisogno in momenti come questi di creare delle reti di sinergie, altrimenti si è soli a combattere con problemi che sono effettivamente consistenti e importanti. Per cui avere un riferimento non fra virgolette politico ma anche amministrativo è una cosa veramente molto utile per noi. L'obiettivo è potenziare la rete di collaborazione tra scuola e istituzione nell'ottica della razionalizzazione delle risorse per garantire interventi mirati contro la dispersione, il miglioramento delle strutture e la promozione delle iniziative delle singole comunità scolastiche. Ci stiamo adoperando per far costruire bene reti di scuole che tra di loro, con noi e con altri partner, possano naturalmente migliorare l'offerta educativa e superare lo stereotipo banale che la scuola napoletana è sempre in sofferenza. Noi cerchiamo di incontrare tutte le scuole anche perché tutto quello che ci dicono ci è utile per andare avanti e per fare le scelte.